09 TV, Sicula Web Television, la TV on demand su www.09.tv. Bentrovati e benvenuti su 09 TV. Oggi affrontiamo un nuovo servizio per 09 in studio e andiamo a riprendere un argomento che in tempi non sospetti avevamo già affrontato, ossia avevamo parlato della moneta complementare siciliana Grano, un'iniziativa di Progetto Sicilia, che è un'associazione di promozione sociale e il cui referente principale è Giuseppe Pizzino. Giuseppe Pizzino, appunto, a ottobre era stato qui nei nostri studi, aveva fatto questa intervista, ci aveva incuriosito questa notizia che iniziava a girare, anche se non aveva una grossa diffusione in quel momento, e si iniziava a parlare appunto di questa moneta Grano, una moneta coniata, proprio fisicamente coniata da Giuseppe Pizzino e dall'associazione del Progetto Sicilia. Portò appunto in studio questa moneta e alla fine dell'intervista ci fece anche omaggio di questa moneta. Il discorso è molto importante perché verte in direzione nel cercare proprio una risoluzione al momento di crisi economica che stiamo vivendo, soprattutto nella nostra regione. Quindi, in poche parole, l'excursus di questo percorso è questo. Noi ci eravamo lasciati con il signor Pizzino con una raccolta di firme che si stava avviando. Il 17 dicembre questa raccolta firme trova esito e si arriva al 27 marzo, quando questa proposta del Progetto Sicilia della moneta complementare siciliana a grano diventa disegno di legge numero 730. Ora siamo arrivati ai giorni nostri. Questa notizia è alla ribalta dei media nazionali per gli ultimi eventi. Signor Pizzino è in collegamento con noi al telefono da Palermo, dove si trova da diversi giorni, perché c'è stato un presidio permanente già partito il 9 aprile, previsto fino al 15 di maggio. E ora andiamo a chiedere al signor Pizzino per l'appunto gli ultimi avvenimenti. Signor Pizzino, mi sente? Sì, grazie per l'invito, grazie. Salve. Per ospitarci ancora una volta. Salve, benvenuto in studio. Allora, ci dica un attimino quelli che sono gli ultimi aggiornamenti di tutta questa vicenda, che io sono andata un attimino a sintetizzare. Innanzitutto complimenti per la sintesi e grazie per l'invito. Grazie. Praticamente abbiamo un appuntamento importantissimo domani. Domani siamo stati invitati proprio dal Presidente della Terza Commissione Attività Produttive, onorevole Marziano, che mi pare che sia di Siracusa. Sì, quindi un vostro. Sì, sì, l'onorevole Bruno Marziano è appunto di Siracusa ed è quello che si è a quanto pare interessato quindi alla convocazione dell'audizione, quindi voi sarete ascoltati all'ARS, giusto? All'assemblea. Siamo stati. Sì. Ecco, brava, siamo stati invitati e quindi questa è un'occasione buona anche per ringraziare l'onorevole Marziano innanzitutto per l'attenzione, ma anche per la sensibilità umana che ha avuto nei nostri confronti, perché è stato, diciamo, dal punto di vista umano anche vicino alla nostra iniziativa. Come voi sapete, noi abbiamo praticato per sensibilizzare i nostri deputati uno sciopero della fame, eravamo in tre, io ero insieme a Rosario Romeo di Palermo e insieme a Paolo D'Amato di Ramacca, che praticavamo uno sciopero della fame che è durato 9 giorni. E devo dire che anche forse soprattutto anche per questo siamo stati, come dire, invitati in terza commissione, dove domani illustreremo quelle che sono le prerogative di Progetto Sicilia, cosa intendiamo proporre a questa prestigiosa commissione, signor Pizzino, per far sì.
Sì, mi scusi se la interrompo un attimo, facciamo un passo indietro. Prego. Perché io nella mia sintesi, comunque, per giusto informazione ai nostri, a chi ci segue su 09 TV, volevo sapere da lei, perché ora lo stiamo dando un po' per scontato, ma in realtà questa moneta complementare, l'idea perché nasce e soprattutto perché nasce proprio in Sicilia, nel senso quali sono i benefit che porterebbe questa moneta complementare proprio nel nostro territorio? Bravissima, la sua domanda è pertinente. Quindi cominciamo a dire, a chiarire un aspetto. Questo nostro studio che abbiamo elaborato è suddiviso in quattro parti. La prima è l'analisi della situazione dei conti della regione siciliana e come è sotto gli occhi di tutti è disastrosa. Abbiamo capito qual è il problema di questa situazione, che contrariamente a quello che si può pensare non sono i debiti bensì la mancanza di liquidità. Poi abbiamo capito qual è la soluzione è la più banale, quello di avviare al lavoro tutti i disoccupati, quindi attraverso l'occupazione di tutti i disoccupati in Sicilia, che sono quasi 300.000, riusciamo a recuperare quel reddito, quelle entrate che in questo momento mancano alla cassa della regione siciliana. Poi abbiamo capito che per far questo avevamo bisogno di uno strumento particolare, uno strumento non convenzionale, quindi qualcosina che potesse dare maggiore spinta a questo progetto, e questa è la moneta complementare. Bene, quando quindi parliamo... arriviamo al grano. Ora, quindi diciamo il problema che sta a monte da quello che mi dice lei è giustamente la mancanza di liquidità. Questa moneta complementare, esatto, andrebbe ovviamente a aumentare la liquidità in circolazione nella nostra regione, ma quello che voglio capire io, siccome ci sono stati dei tentativi di moneta complementare anche in altri paesi, la nostra regione, che prevede uno statuto speciale, trova, diciamo, questa moneta complementare trova un'applicazione ancora, come dire, più pertinente in questo caso? Bravissima, lei ha proprio centrato l'aspetto più importante. Noi nel nostro statuto speciale della regione siciliana, che contrariamente a quello che si può pensare non è solo speciale ma è specialissimo, abbiamo degli articoli che consentirebbero di realizzare sia, in particolare il 41, che consente di realizzare la sovranità finanziaria. Sono 10 parole, ricordiamolo, il governo della regione ha facoltà di emettere prestiti interni. Attraverso queste semplici 10 parole, 70 caratteri, mezzo tweet, la regione siciliana potrebbe recuperare internamente, quindi nella stessa nostra regione, tutte quelle risorse che servono per creare crescita e sviluppo sostenibile in Sicilia. Poi ci sono anche l'articolo 36 del nostro statuto che consente di poter determinare i tributi che i siciliani devono pagare, quindi poter utilizzare una moneta complementare per pagare i tributi, e questo può avvenire solo in Sicilia, unico territorio in Europa. Quindi grazie allo statuto speciale. Quindi lei mi sta dicendo che a questo punto la moneta complementare sarebbe veramente un mezzo rivoluzionario per la regione Sicilia, dove praticamente potrebbe trovare la sua massima applicazione. Bravissima. Bene. Proprio nella regione siciliana la moneta complementare, che è in largo uso, tanto per citare alcuni esperimenti, il VIR in Svizzera, in Germania ci sono tantissimi territori che utilizzano le monete complementari, in Francia, ma anche in Grecia, non ultimo è stato proprio finanziata dalla stessa Banca Centrale Europea un esperimento di moneta complementare che hanno chiamato ELA, che sta per, sì, Emergency Liquidity Assistance, quindi quello che diciamo noi, dare un'assistenza laddove manca la liquidità. Sì, infatti, e poi sottolinea appunto l'emergenza anche, no, che è il caso di dirlo. Ma bravissima, mi faccio aggiungere, sì, una cosa che è importante, che oltre che essere una moneta di emergenze è una moneta sociale, certo, perché la distribuzione, quindi
pensiamo per un attimo che questo esperimento, questo diciamo il disegno di legge venga votato in aula con un parere favorevole e potremmo scrivere un nuovo articolo da inserire, un nuovo articolo di una legge regionale che reciterebbe queste altre 10 semplici parole: la regione siciliana adotta, garantisce e introduce il sistema monetario grano. Questo che significa? Che in quel preciso momento, in qualità di moneta sociale, verrebbe distribuita, diciamo accreditata, la parola più giusta, incominciando dalle famiglie in stato di povertà assoluta, con un importo di 5.000 grani cada uno. Si darebbe subito alle famiglie siciliane, quelle la fascia più bassa, quelle che hanno realmente bisogno per sopravvivere, 5.000 grani, che corrispondono a un controvalore in euro di 10.000 euro, e quindi tirarle fuori o farle risollevare da uno stato di povertà assoluta. Bene, bene, signor Pizzino, lei è stato chiarissimo. Quindi è un progetto di legge di iniziativa popolare che renderebbe la Sicilia veramente, come dire, stato sovrano in un certo senso. E tornando agli ultimi eventi, quindi dicevo, per l'appunto voi siete in presidio permanente in Piazza della Vittoria a Palermo dal 9 di aprile, e siete lì, nel mezzo c'è stato questo sciopero della fame che ha portato sicuramente attenzionato assolutamente tutti su questa vicenda. Adesso domani accadrà questo, ci sarà questa convocazione, audizione presso l'ARS, presso l'Assemblea della Regione Sicilia. Bruno Marziano appunto vi convocherà e vi ascolterà in merito all'avvio legislativo del disegno di legge, giusto? Esatto, noi in questa sede domani proveremo a spiegare, siamo ben preparati per farlo e quindi ben determinati anche a far sì che sia assunto come proposta proprio dell'Aula quale attività produttive, perché quale attività produttive potrebbero essere migliori di investimenti per 40 miliardi di euro in 5 anni in Sicilia, tali da poter determinare lavoro vero per 250.000 siciliani disoccupati che in questo momento non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. Quindi quale migliore, certo, commissione è la più presieduta dall'onorevole Marziano, certo, è la più attinente. Possiamo insieme scrivere una pagina di storia. Assolutamente, noi ci auguriamo che il tutto trovi esito fattivo. Noi le facciamo un grosso in bocca al lupo per l'audizione di domani e sicuramente la seguiremo nello sviluppo di quello che saranno le conseguenze di questa audizione. Noi, signor Pizzino, la salutiamo, la ringraziamo e ci sentiremo sicuramente molto presto. Sono io che devo ringraziare voi, sia perché ci avete ospitato in ottobre, quando ancora eravamo agli albori con questa nostra iniziativa, e a maggior ragione anche oggi. Complimenti veramente, siete una televisione, un emittente molto attenta a quelle che sono le questioni economiche e sociali della regione. Grazie, questo ci rende felici. Arrivederci, signor Pizzino, arrivederci. Grazie, buonasera. Allora, quindi, come dicevamo, a questo punto si è capito che è un argomento di primaria importanza per la nostra regione, per il nostro territorio, ma che potrebbe veramente diventare una valida alternativa per risollevarsi da questa crisi che ci stringe tutti appunto in una morsa. Ora, come diceva il signor Pizzino, domani questo evento di grossa importanza, l'audizione e la convocazione presso la commissione delle attività produttive dell'ARS, e appunto l'onorevole Bruno Marziano adesso è in collegamento telefonico con noi per parlarci per l'appunto di questa audizione che si terrà domani. Onorevole Marziano, mi sente?
Sì, buonasera. Salve, salve, benvenuto su 09 TV. Senta, noi appunto siamo in collegamento con lei per parlare, per sapere da lei questa audizione che si terrà domani. Questa audizione di domani, sì. Guardi, posso brevemente riepilogare? Dica. Io, come tutti i parlamentari regionali, sono stato portato a conoscenza del fatto che un movimento politico, la Forchetta Sicilia, aveva presentato un disegno di legge che era stato supportato da una raccolta di firme, poi fatto proprio dal collega Laccodo, e che era depositato presso la presidenza dell'Assemblea regionale. Sì. Alcuni esponenti di questo movimento, per supportare l'assegnazione del disegno di legge ad una commissione legislativa, avevano iniziato lo sciopero della fame. Sì. Ho ritenuto che fosse un dovere istituzionale di una commissione politica, che anche se io non ho alcuna competenza sul disegno di legge, lo voglio chiarire per non urtare la sensibilità di eventuali miei colleghi, anche se la terza commissione non ha alcuna competenza sul disegno di legge, ho ritenuto però opportuno di ascoltare il presidente Pizzino e i due esponenti che facevano lo sciopero della fame, di invitarli a sospenderlo, perché lo sciopero della fame è una forma di protesta estrema che danneggia il fisico di chi lo fa, certo, è la dimostrazione di quanto si crede in un progetto, in un disegno, e li invitai a sospenderlo e gli ho programmato per domani una sessione in cui il Movimento Progetto Sicilia, oltre che parlare del disegno di legge in sé, potrà illustrare tutti i suoi programmi, potrà illustrare i suoi progetti. Noi li ascolteremo e da quel momento si lascerà traccia del loro programma. Per quanto riguarda il disegno di legge, invece, ho ritenuto di scrivere al Presidente dell'Assemblea dicendogli: caro Presidente, siamo a conoscenza di questo disegno di legge, è supportato da un intero movimento, alcuni suoi esponenti stanno facendo una forma di lotta estrema, ti prego di valutare se è approvabile, e se è approvabile, cioè se non ci sono profili tali di incostituzionalità da renderlo inapprovabile, se invece è un disegno di legge che può avviare un suo iter, decidere qual è la commissione di merito a cui assegnarla e assegnarlo, di modo che quindi non sono entrato nel merito del disegno di legge, che io non conosco, ho solo esercitato un atto di sensibilità politica e istituzionale nei confronti. Perfettamente chiaro, onorevole Marziano. Quindi speriamo, insomma, ci potrebbero essere degli spiragli a questo punto per l'iter legislativo, insomma, quello che certo, sì. Veda, intanto lasciamo... io penso che sia importante per un movimento come questo poter avere una sede istituzionale in cui illustrare le proprie idee, e io ho voluto offrirmi questa sede, certo, facendo la convocazione in terza commissione. Vero è che si parla di battere monete, cioè di problematiche della commissione bilancio e di quella e della quarta, però in ogni caso lo stimolo all'economia, certo, incentiva le attività produttive, per cui mi sono infilato in un segmento, sì, della mia competenza per potergli dare un'opportunità per esporre le loro idee. Perfetto, e ha creato questo collegamento e questa interazione. Va bene, onorevole Marziano, noi la ringraziamo e sicuramente seguiremo. Potete chiamare domani pomeriggio, così parliamo, sì, dei risultati dell'audizione. Noi la seguiremo sicuramente nello sviluppo della vicenda. La ringrazio e la saluto. Arrivederci, onorevole. Arrivederci. Bene, a questo punto abbiamo, direi, in modo esaustivo affrontato tutto l'argomento. Adesso ovviamente manca lo sviluppo, cioè questo appuntamento che ci sarà domani. Noi sicuramente seguiremo la vicenda e torneremo ad aggiornarvi. Per ora vi saluto e al prossimo appuntamento con 09 Studio.
09 TV, Sicula Web Television, la TV on demand su www.09.tv.